Ben ritrovati amici di Angolo Bonsai e benvenuti nel nuovo laboratorio di Angolo Bonsai. In queste ultime settimane di pausa forzata abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimenti in merito agli strumenti che utilizziamo per fare bonsai e anche come utilizzarli. Ragion per cui in questo video parleremo proprio di questo. E faremo una particolare attenzione su quegli strumenti che veramente non devono assolutamente mancare nella borsa di un bonsaista. Ma prima, visitate il nostro canale YouTube, iscrivetevi al canale e mettete un like ai nostri video. Ora cominciamo! Come per ogni lavoro, ci si avvale di strumenti specifici per quello che si dovrà fare. A un chirurgo serve necessariamente un bisturi, così per fare bonsai occorrono strumenti specifici e necessari per intervenire sul nostro albero nel migliore dei modi. Per fare questo veramente ne esistono veramente, veramente tanti, sono tantissimi strumenti di tutte le forme e tutte le dimensioni, atte a intervenire in modi specifici sul bonsai, per curarlo in tutti i suoi aspetti. Nei video precedenti abbiamo parlato sicuramente di potatura. E quindi quale strumento è più iconico di un paio di forbici bonsai? Ma non pensiate che si possano utilizzare tutte le forbici in generale per tagliare e nipotare il nostro albero bonsai. Sicuramente non potete utilizzare le forbici che utilizzate per tagliarvi le unghie oppure quelle che utilizzate in cucina. O ancora peggio, quelle che utilizzate per tagliare la carta. Sono necessarie delle forbici specifiche di questo tipo. Ce ne sono diverse, come potete vedere, qui ne abbiamo alcune che rappresentano tutte le tipologie di forbice che si possono trovare. Forbice con il manico dritto, altre più adatte, per esempio, alla potatura delle radici, con questo manico molto più largo, e le classiche forbici bonsai con il manico leggermente allargato. Ce ne sono veramente, come vedete, di tutte le forme, ma in generale vanno più o meno tutte bene. Se dovete fare un investimento, compratene una di queste, purché sia specifica per fare bonsai. Ma quando il ramo invece diventa più grosso, come facciamo? Sicuramente ci muniremo di un paio di tronchesi. Si passa alle tronchesi per tagliare rami di 1-2 centimetri. E anche queste ce ne sono di tutte le forme e dimensioni. Per esempio, variano anche nel tipo di taglio che possono fare. Per esempio, sono quelle a lama dritta, quelle con la lama concava. Ma in generale, io vi raccomando, per iniziare, e sicuramente quelle che veramente non devono mancare a un bonsaista, sono queste che avevo in mano fino ad ora. Queste sono delle tronchesi di 21 centimetri necessarie per fare un taglio netto sul nostro bonsai, quindi intervenire in maniera molto impattante sulla forma del nostro albero. Se poi il diametro diventasse ancora più ampio, e quindi andassimo verso i 2 centimetri e mezzo, 3, 3 e mezzo, quindi potete utilizzare semplicemente queste che sono delle tipiche cesoie da giardino o addirittura il nostro buon vecchio seghetto. Ma questi ultimi due che ho citato sono degli strumenti che non sempre e non così spesso si utilizzano nella pratica del bonsai, quindi non sono così necessari. Veniamo invece ora a un altro tipo di tecnica che riguarda la filatura, quindi mettere il filo sul nostro albero per educare i vari rami ad avere una determinata forma e direzione. Per questo motivo, una volta selezionato, cioè una volta muniti dei vari diametri di filo di alluminio o di rame che volete utilizzare, quindi dallo 0,1, 0,15, 0,2 e così via fino al 0,5, addirittura 0,6 centimetri, in funzione del diametro del ramo che volete piegare o dello scopo per cui volete utilizzarlo, sicuramente avrete bisogno di tagliarlo. Ragion per cui avrete bisogno di pinze come queste. Sono delle pinze tagliafilo, capaci di tagliare più o meno tutti i diametri di tutti i fili che utilizziamo per la filatura. Poi, andando avanti con l'esperienza e la pratica, semplicemente evolvendo con diversi tipi di bisogni per diversi tipi di ramo,
potreste aver bisogno di rami, cioè di fili di diametro piuttosto cospicuo, però di rame con una buona resistenza, e quindi potrete necessitare di pinze più forti di queste. Oppure potrete utilizzare in altri casi, magari anche per maggiore praticità, sicuramente maggiore comodità d'uso, delle pinze più piccole, che possono essere addirittura utilizzate per dei piccoli interventi occasionali di potatura, qualche piccolo ramo, così da non dover cambiare necessariamente lo strumento ogni 2x3. Poi affrontiamo invece un altro aspetto degli strumenti. In questo caso parliamo di qualità. Ci sono, per esempio, molti kit di starter, quindi quelli per iniziare a fare bonsai, che hanno delle forbici di questo tipo. Si tratta di forbici simili a defogliatori in miniatura, che non hanno assolutamente qualità. Sono dei defogliatori, praticamente delle forbicine, che ve le spacciano come strumenti per la potatura, ma dovessero andare a tagliare anche il minimo ramo leggermente lignificato, andrebbero in crisi, rovinandosi in termini di affilatura, e sicuramente poco dopo andrebbero anche incontro a un processo di usura. Si ossiderebbe la lama, perché state pure tranquilli che non si tratta di lame in acciaio inox, e quindi dovrete sicuramente sostituirla entro un paio di settimane. Anche parlando di questo, fate acquisti con la testa, perché ovviamente anche per comprare delle forbici per la potatura ne trovate tante, ma tante low cost, spendendo qui tra i 15 e i 20 euro, anche a 30 euro alle volte quando vi vogliono fregare, ma troverete delle lame, cioè delle forbici veramente di bassissima qualità, e vi posso garantire che l'acquisto di quelle forbici, se le volete continuare a prendere di dello stesso livello, sarebbe continuativo, ogni anno ne dovreste comprare di nuove. Invece, se fate dell'acquisto, io vi consiglio sicuramente delle forbici o in generale tutti gli strumenti che vanno a intaccare il legno e quindi entrano a contatto magari con la linfa o con la resina del vostro bonsai, prendete delle forbici e delle tronchesi con almeno il filo in acciaio inox, così da evitare l'usura in maniera molto più tenerli avanti per molto più tempo, evitare l'usura e quindi poterlo utilizzare e riutilizzare, e in caso anche poter riaffilare successivamente e utilizzarle come fossero nuove. Bene, per ogni perplessità o curiosità, non esitate a scriverci. Scriveteci pure via mail o ai nostri contatti WhatsApp e di Facebook. Anche per questo video è tutto, e dal laboratorio di Angolo Bonsai un saluto. Ciao e al prossimo video!